Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Carissimi fratelli e sorelle nella fede, celebriamo oggi la solennità della Natività di San Giovanni Battista. Poiché liturgicamente ieri non si poteva celebrare, ecco che la celebriamo il primo giorno possibile che viene, e quindi oggi possiamo celebrarla in quanto è sabato, non ci sono altre solennità naturalmente, e non c'è la messa della domenica, e quindi la liturgia ci fa contemplare oggi questo evento straordinario che è la Natività di San Giovanni Battista, unico santo del cui si celebra non solo la Natività alla vita eterna, come si fa per tutti i santi, ma si celebra anche la Natività terrena, proprio per sottolinearne l'importanza della sua nascita, della sua vocazione, della sua missione. La Natività si festeggia solo di Gesù, naturalmente, nel Natale, della Vergine Maria e di San Giovanni Battista. Quindi capiamo bene la dignità e l'importanza di questo grande santo, che ricorre anche certamente nel canone romano, nelle preghiere che facciamo di preparazione alla messa, di introito, e nelle preghiere finali ricorre sempre il nome di San Giovanni Battista, subito dopo San Michele Arcangelo, prima la Vergine Maria, poi San Michele Arcangelo e poi San Giovanni Battista. E Gesù stesso l'ha detto, lui è il più grande tra i nati di donna, è il più grande dei santi, proprio perché è presantificato nel grembo materno. E le parole dei profeti che leggiamo in questa solennità, dal profeta Isaia e dal profeta Geremia, si applicano in modo speciale a San Giovanni Battista. Dal seno di tua madre io ti ho conosciuto, dal seno di tua madre io ti ho chiamato, io ti ho preparato, dal seno di tua madre io ti ho santificato. Queste parole si applicano ai profeti, si applicano in particolare a Giovanni Battista, proprio perché è presantificato nel grembo della sua mamma, Santa Elisabetta, quindi presantificato dall'incontro con il Signore. La Vergine Maria si reca a visitare la cugina Santa Elisabetta, portando la presenza viva del Signore dentro di sé, e il bambino sussulta di gioia nel grembo all'udire la voce della Vergine Maria, a sentire la presenza del Signore che la Vergine Maria porta con sé. E allora San Giovanni viene presantificato, cioè reso già santo prima della nascita, proprio in vista di quella missione speciale, unica, particolare, che egli ha avuto. La missione innanzitutto di annunciare la conversione del suo popolo, di preparare la strada al Messia, e poi la missione di indicare il Messia presente nel mondo, cioè Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E il nome di Giovanni anche significa Dio si è ricordato, Dio ha fatto misericordia, proprio perché innanzitutto è una nascita miracolosa, come spesso accade nei racconti biblici. Dio interviene laddove c'è sterilità, laddove non c'è vita, laddove c'è possiamo dire tutto contrario alla vita. Ecco che Dio interviene molte volte, rende feconde delle donne anziane o più in grado, ecco, di partorire. E quindi vediamo che Dio interviene in modo speciale anche per Santa Elisabetta e San Zaccaria, proprio donando la vita, donando un figlio che non era atteso e che non poteva essere atteso secondo la logica umana. Ma la nascita di San Giovanni Battista è avvolta da un alone di mistero, è già dall'annuncio nella scena del Tempio, quando l'angelo dice a San Zaccaria che avrà un figlio, ma Zaccaria dubita. Ecco che quella scena già si respira la presenza di Dio, già è avvolta da un senso di mistero profondo, e già si capisce l'importanza di quella scena per tutto lo svolgersi poi degli eventi relativi al Vangelo di Gesù Cristo. E quindi la figura di San Giovanni Battista è avvolta di questo mistero, il suo nome viene dall'alto, è Dio che stabilisce il suo nome e vuole che si chiami Giovanni, un nome che non appartiene
alla sua casata, proprio perché è un consacrato di Dio, proprio perché ha una missione speciale di essere tutto di Dio e di annunciare poi il Figlio di Dio presente nel mondo. E la missione di San Giovanni Battista è la missione unica, speciale, irripetibile, proprio perché lui ha preparato la strada al Signore e addirittura gli ha versato l'acqua, quell'acqua del battesimo, che però era un'acqua solo simbolica. Giovanni Battista dirà davanti a Gesù, che si avvicina per essere battezzato: io non sono degno di slegargli neanche i lacci dei suoi sandali. E in questa espressione Giovanni Battista fa capire che lui non ha nessun diritto su Gesù, lui non è superiore a Gesù, ma soprattutto non ha diritto sulle anime. È Gesù che amministrerà e donerà un battesimo nuovo, un battesimo in Spirito Santo, ed è lui che ha il diritto sulle anime, è lui che riscatterà le anime dal peccato, mentre Giovanni Battista compiva solo un rito di preparazione, un rito simbolico, un rito di purificazione attraverso l'acqua del battesimo. E allora dicevo, la missione di Giovanni Battista, anche che contempliamo nel Benedictus, che è il cantico di Zaccaria, pieno di Spirito Santo, dice la scrittura, Zaccaria profetò, si svolge essenzialmente in due momenti: è quello di richiamare il popolo alla conversione, di far prendere coscienza al popolo che le profezie si stanno avverando in Gesù Cristo e quindi sotto i loro occhi, e quindi di richiamare il popolo alla conversione, e poi quella, dicevo, di annunciare la presenza di Gesù Cristo, il Salvatore, il Liberatore, presente nel mondo, è colui solo che toglie i peccati del mondo. E allora capiamo bene che il messaggio di San Giovanni Battista anche per noi oggi risuona, anche noi dobbiamo convertirci, anche noi siamo chiamati dalla voce di San Giovanni Battista, il più grande di tutti i profeti, colui che fa da cerniera tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, anche noi siamo richiamati dalla sua voce profetica alla conversione. La sua voce ci richiama a cambiare vita, a cambiare rotta, a preparare la strada del Signore, il Signore che deve ritornare, come ci ha promesso, nella gloria, e noi siamo negli ultimi tempi, siamo chiamati a essere apostoli degli ultimi tempi, a preparare la strada del ritorno di Cristo, quella strada che innanzitutto sta preparando la Vergine Maria, poiché, come dice il Monfort, come all'inizio la Vergine Maria è stata la porta d'ingresso perché venisse il Salvatore nel mondo e compisse il suo ministero terreno e ci donasse la salvezza, così avverrà anche negli ultimi tempi per il ritorno di Cristo. Maria sarà la porta d'ingresso, la porta principale, ma il Signore ci ha donato anche dei profeti che hanno annunciato il ritorno di Cristo e che ci hanno chiamato alla conversione. Questo è il messaggio imminente del cielo. La Madonna, i santi, i profeti ci hanno richiamato negli ultimi decenni, negli ultimi secoli, alla conversione, proprio in vista della battaglia finale, quella battaglia tra Dio e Satana che si sta svolgendo proprio sotto i nostri occhi e che sta arrivando ormai al suo culmine, che sta arrivando al suo compimento finale, come dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica. E allora ecco, Giovanni Battista oggi, con la sua voce ruggente di leone che grida nel deserto, ci richiama alla conversione, ci richiama a ritornare a Dio, ci richiama al senso del peccato e soprattutto ad accogliere ben disposti la grazia di Dio. Vediamo che c'è una falsa chiesa che ha eliminato d'altra parte lo stesso concetto di peccato, vediamo una falsa chiesa che non richiama le anime a convertirsi, ma in questo modo le inganna, vediamo una falsa chiesa che non parla più delle realtà eterne, del cielo, del paradiso e della possibilità anche di perdersi eternamente, tanto che l'inferno non esiste, l'inferno è un simbolo, e anzi Bergoglio scherza e ride anche con queste realtà quando dice alla mamma del disabile: ci vedremo all'inferno, ma non si sa se lo dice per scherzare o se lo dice per permissione divina, per farci capire come sta messa la sua anima. Ma dicevo, la falsa chiesa non insegna più che c'è un peccato. Mentre i profeti come Giovanni Battista
hanno urlato a gran voce per far prendere consapevolezza del proprio peccato al popolo di Dio in vista di una conversione, ecco che la falsa chiesa invece sguazza nel relativismo e non richiama le anime alla conversione. E allora noi più che mai dobbiamo convertirci, dobbiamo recuperare il senso del peccato e convertirci noi innanzitutto in prima persona e aiutare anche tanti nostri fratelli che hanno perso il senso stesso del peccato con il nostro esempio, con la nostra testimonianza, con ammonire i peccatori. Questa anche è un'opera di misericordia spirituale, con il richiamare alle realtà del cielo e indicare con la nostra stessa vita quello che conta veramente, cioè la salvezza dell'anima. Ecco, dicevo, la falsa chiesa ha perso completamente il senso del peccato, parla di tutto tranne che convertirsi dal peccato. Mi viene in mente quando Bergoglio a Pasqua ha detto in modo subdolo, ha detto che viene quasi da pensare che Gesù non sia risorto, è davanti agli eventi che si stanno svolgendo nel mondo, cioè le guerre, le ingiustizie, le prevaricazioni, davanti a tutto quello che vediamo svolgersi sotto i nostri occhi, soprattutto le ingiustizie sociali e le prevaricazioni delle nazioni forti verso le nazioni deboli, ma lui si riferiva in particolare alla guerra tra Ucraina e Russia, ecco che viene da pensare quasi quasi che Dio non esiste, ma questo è un modo assurdo di ragionare, proprio perché il cristiano, il cattolico, sa che la causa di ogni male è il peccato. Ecco, le guerre ci sono sempre state, le rivoluzioni ci sono sempre state, le ingiustizie ci sono sempre state, ma quello che dobbiamo combattere è il peccato. E allora il compito della Chiesa non è quello di fare analisi sociologiche, di analizzare come va la storia, di descrivere i fatti, ma il compito della Chiesa di Cristo è quella di andare alla radice. Gesù è venuto a salvarci dal peccato, è il Salvatore potente di cui si parla nel Cantico di Zaccaria, il sole che sorge dall'alto, l'astro divino che viene dall'alto a donarci la luce della salvezza, la grazia a liberarci dal peccato. Gesù stesso significa Dio salva, Gesù è venuto per salvarci, ma per salvarci dal peccato. E quindi questa è la radice di tutti i mali. Possiamo fare tutte le analisi sociologiche di questo mondo, ma se non andiamo alla radice non risolveremo mai i problemi. E allora vediamo questa falsa chiesa che analizza i fatti che non vanno della storia, ma poi cerca risoluzioni umane. Quindi come si vince la guerra? Mettendoci a tavolino e studiando le strategie di pace, facendo le fratellanze universali, facendo i patti globali, facendo le politiche che salvano l'umanità, confidando nei potenti, confidando negli organismi internazionali, confidando nell'uomo, ma senza Gesù Cristo. E allora non ci potrà mai essere la pace, quella pace che solo Dio ci può donare, quella pace che dice Gesù, quella pace che io vi do, non è la pace che il mondo vi dà, vi lascio la mia pace, vi do la mia pace, non quella che vi dà il mondo, io vi do, ma quella pace è possibile solo se l'umanità si riconcilia con Dio e in questo modo si riconcilia anche con il prossimo. E per riconciliarsi con Dio bisogna fare guerra al peccato. Ecco, i santi l'hanno capito bene, i santi ce lo insegnano. I santi non avevano paura dei terremoti, dei cataclismi, delle rivoluzioni sociali, non avevano paura di tutto quello che affligge la storia. I santi avevano paura solamente di una cosa, di peccare, e di peccare contro Dio e di peccare poi contro i fratelli. Questa deve essere anche la nostra guerra, la guerra contro il peccato. Innanzitutto nel nostro cuore avviene questa guerra e siamo chiamati a vincere il peccato con una vita di grazia, una vita di preghiera, una vita di conversione vera, autentica, e a metterci in sintonia con i comandamenti di Dio, con la parola di Dio, e non a costruirci un Vangelo secondo i nostri gusti, secondo le nostre esigenze, come invece la falsa chiesa insegna con il relativismo. E quindi c'è un Vangelo che si adatta ad ogni contesto, c'è un Vangelo che si adatta ad ogni epoca storica che passa, c'è un Vangelo che cambia perché cambia il mondo, c'è il progresso, la scienza e quant'altro, i diritti umani,
tutte queste cose che vanno avanti, e, ma Gesù ha detto: la mia parola non passerà mai, passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole non passeranno mai. Guai a chi cambia anche uno iota della mia legge, dice il Signore, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. È chi si permette di cambiare anche uno iota, cioè una minima cosa. Qua hanno cambiato anche la liturgia, hanno cambiato le parole della consacrazione, il Padre Nostro, ma lasciamo perdere anche questi ulteriori discorsi. Ma questo per dire che noi dobbiamo fare guerra al peccato, dicevo. Quindi innanzitutto la guerra avviene dentro di noi, ma poi dobbiamo fare la guerra al peccato anche in mezzo alla società, e quindi sdegnarci davanti a tutto ciò che è prevaricazione contro la legge di Dio, sdegnarci davanti a una società ormai empia, atea, blasfema, sdegnarci davanti ai governanti che legiferano contro Cristo, contro il Vangelo, contro la sua parola. E lo sdegno santo è più che lecito, lo sdegno santo è dovuto davanti a tutte queste ingiustizie contro il nome di Cristo stesso, peggio ancora se approvate da coloro che invece dovrebbero difenderne i diritti, difenderne la causa ed essere promotori della legge divina. E allora, dicevo, abbiamo più che mai bisogno di figure come Giovanni Battista, che ancora sappiano indicare la strada retta, indicare la strada vera, indicare la strada che solamente può dare pace all'umanità, e quindi la guerra al peccato. Ma ci sono stati riti pagani in Vaticano, quello è un peccato grave, è il peccato di idolatria, è un peccato che ha delle ripercussioni nella storia, e allora va fatta riparazione di quel peccato. E allora, finché non ci sarà riparazione, non ci potrà essere pace, non ci potrà essere riconciliazione con Dio nel luogo più santo della terra, cioè il Vaticano, insieme ai luoghi santi di Gerusalemme. Ecco che nel centro della cattolicità vengono messi gli idoli pagani. E allora, se ci fosse un Giovanni Battista anche oggi, certo che griderebbe contro tutto e contro tutti. Il Signore suscita delle figure profetiche anche oggi per richiamare alla verità, per richiamare il popolo di Dio a non sbandare, a non andare dietro al nuovo Vangelo che predica la Chiesa di Bergoglio, con la consapevolezza che ci sono dei castighi. E quindi, se il popolo si allontana da Dio, Dio castiga; se il popolo ritorna a Dio con tutto il cuore, Dio perdona, e anzi 100 volte di più, dice la Scrittura, è disposto a perdonare e a reintegrare il suo popolo. Ma vediamo che ormai purtroppo funziona tutto al contrario. Mi veniva in mente anche quello che leggevo stamattina. Leggevo che la Suprema Corte americana ha stabilito che non è un diritto di abortire. Quindi una sentenza importante della Corte Suprema americana, che dice che il diritto all'aborto è soppresso, non è un diritto. C'è il diritto del nascituro, che viene prima del diritto di chi vuole abortire. Questa è una sentenza importante, che smentisce anche la falsa Chiesa di Bergoglio, che benedice gli abortisti, che dà onorificenze e cariche a coloro che propagano invece la mentalità abortista. Ma leggevo in un post, e poi non ho avuto modo di verificare, è che la Pontificia Accademia per la Vita, retta da Monsignor Paglia, che ci richiama anche alle verità eterne, perché la paglia è fatta per bruciare, e ci richiama anche alle verità di fede, che esiste un inferno, e quindi la paglia va bene anche per bruciare. Ecco che la Pontificia Accademia per la Vita non si schiera dalla parte della Corte Suprema americana, che difende la vita, ma parla un linguaggio ambiguo, parla un linguaggio politically correct, facendo intendere che il problema è più ampio, il problema è più complesso, e quindi in un certo senso smentisce questa sentenza. Ripeto, non ho avuto il modo di approfondire questo articolo, ma lo farò certamente. Ma non mi stupisco, perché anche in precedenza la linea è sempre quella. Questo pontificio
questa Pontificia Accademia per la Vita istituita da Papa Giovanni Paolo II, che aveva il compito di difendere la vita, la famiglia, è diventata la vergogna della Chiesa Cattolica, proprio perché non difende la vita e non difende la famiglia cattolica cristiana come invece Cristo la vuole, e Suor Lucia di Fatima l'aveva detto, la battaglia finale tra Dio e Satana si svolgerà proprio sulla famiglia e sulla vita, perché Satana va proprio alla radice, a colpire la radice, e colpendo la vita dal suo nascere e fino al suo tramonto, colpendo la famiglia come l'ha voluta Gesù Cristo, come l'ha voluta Dio, ecco che cade tutto, smantella tutto, colpendo la base crolla tutto l'edificio. E allora la battaglia si gioca innanzitutto su queste tematiche, ma la falsa chiesa di Bergoglio non difende la famiglia cattolica, parla di famiglie, di diritti sociali, parla di tutto e di più, di famiglie allargate, famiglie come si chiamano, le unioni civili e quant'altro, non parla più della famiglia come Cristo l'ha voluta, e poi anche non si schiera, non urla contro gli abortisti, non urla contro quelli che propagano l'eutanasia, invece ci vorrebbero voci come Giovanni Battista e Giovanni Paolo II, ecco, aveva questa voce profetica che si scagliava contro coloro che invece erano nemici della vita e nemici di Cristo in questo senso. Papa Benedetto XVI, anche lui, ecco, parole molto importanti, ma vediamo appunto che la falsa chiesa di Bergoglio invece si allinea e, come dicevo prima, vengono date anche onorificenze a persone, vengono dati elogi pubblici a persone che invece propagano l'aborto e addirittura benedizioni, come per esempio anche al Presidente di America, che sappiamo che ha questa mentalità abortista, si definisce cattolico ma non ha niente di cattolico, proprio perché nega i comandamenti di Dio pubblicamente, e allora non dovrebbero neanche accostarsi alla comunione. Queste persone andrebbero richiamate a convertirsi, a emendarsi pubblicamente, a non creare scandalo presso il popolo di Dio, ma nessuno fa questo. Ormai ognuno è libero di fare come vuole, come gli pare e piace. E potremmo fare anche altri esempi per dire che ormai la battaglia della falsa chiesa non è più la battaglia contro il peccato che offende Dio e che genera anche poi i castighi di Dio che si riversano nella storia, e quella sono la causa, la radice di tutti i mali, ma la falsa chiesa propone delle battaglie sociali, delle battaglie politiche, delle battaglie che portano avanti gli ideali massonici della fratellanza, della beneficenza, del vogliamoci tutti bene, e così andiamo avanti e costruiamo con le nostre mani una società migliore. Ma questa è la pretesa di Babele, è quella di costruire una società migliore, di arrivare a Dio con le proprie forze. Questa chiesa falsa ha messo se stessa al posto di Dio, sta costruendo quella torre di Babele che è destinata però a crollare, è destinata a crollare quando Dio interverrà, quando Dio parlerà, quando Dio manifesterà invece che la sua volontà è un'altra, la sua volontà è che tutte le genti possano conoscere Cristo e che tutta l'umanità possa accogliere Cristo e mettere Cristo al centro e riconoscerlo come Dio, come Salvatore, come unico Redentore, colui che ci può liberare dal peccato, dalla morte, dall'angoscia, non soltanto da tutto quello che ci opprime in questa vita temporale, ma Gesù ci può liberare e ci dà una liberazione più profonda. Ecco allora che quando Giovanni Battista indica in Gesù l'agnello di Dio, indica colui che ci libera dal peccato, colui che ci libera dal nostro più grande nemico, che prima di essere il diavolo, prima di essere il mondo, è il peccato stesso che portiamo dentro di noi, nella nostra natura umana corrotta, quel peccato che poi lascia la natura ferita e ci rende inclini poi a peccare, ci rende inclini ad allontanarci dalla legge di Dio. Giovanni Battista indica che è venuto il liberatore, non colui che come Mosè ha liberato il popolo dagli egiziani, non colui che ci libera dai romani, cioè dagli imperi che opprimono il popolo di Dio, ma colui che ci libera da Satana, colui che ci libera dal peccato,
colui che ci può dare solamente quello che veramente cerchiamo nel nostro profondo, nel cuore, cioè la salvezza eterna. E ogni uomo ha questo desiderio in sé profondo, la salvezza eterna, il desiderio di Dio, quel desiderio che viene molte volte oppresso, soffocato, che viene nascosto, ma Gesù è venuto a tirarcelo fuori, a liberarlo. E questo desiderio dobbiamo farlo vivere, il desiderio della patria eterna, il desiderio delle cose sante di Dio, il desiderio di appartenere a Dio e di vivere su questa terra come pellegrini, sempre proiettati però verso la nostra vera patria. E allora, carissimi fratelli e sorelle, oggi Giovanni Battista grida anche alla nostra vita, ci chiama alla conversione, ci chiama a vivere veramente da uomini liberi, rinnovati nella grazia di Dio, ci invita come popolo santo di Dio, resto cattolico, rimanente fedele a Papa Benedetto, ci invita a camminare nelle vie del Signore, a fidarci più di Dio che degli uomini, a mettere sempre Dio al primo posto, a testimoniare apertamente con la nostra vita la verità, con le nostre parole, con il nostro esempio, a testimoniare che non ci pieghiamo all'impostura. E Giovanni Battista ci sprona a resistere per preparare le strade al Signore. Siamo l'esercito di Maria, dicevo prima, con lei che prepara il nuovo avvento di Gesù Cristo, e allora anche noi insieme a Maria prepariamo la strada al ritorno di Gesù, invochiamolo e desideriamolo nel cuore, poiché la Vergine Maria può anche anticipare il ritorno di Gesù con la sua intercessione, così come ha anticipato l'ingresso del Salvatore nel mondo nei suoi giorni terreni, così anche oggi può anticipare a causa degli eletti, se noi pregheremo con ardore, sacrificheremo la nostra vita con ardore, se anche noi con tutta la nostra vita diremo adveniat regnum tuum domine, adveniat per Mariam. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.